Bella a tutti ragazzi, io sono Daniele e oggi siamo su Rob de Mansion Hobby. Ovviamente farò una piccola storia, diciamo, faccio il video storia e cominciamo. Bene, dobbiamo rubare la mansione. Ehi, sono Max. Andiamo a rubare la mansione. Qua ci sono due guardie che servono l'entrata. Mr. McRitch sta leggendo e cerca di passare sul muro e buona fortuna. Poi ha detto più o meno una cosa del genere. Andiamo. Chissà, forse possiamo chiedere alle guardie. Facciamo finta che siamo un amico. Questa è la proprietà privata. Vai via. Madonna, questi sono davvero cattivi. Però, per entrare abbiamo bisogno di qualcosa, no? Vediamo. Questa spazzatura puzzolente, però. Ah, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Aspetta. È un po'. Molto, cioè. Aspetta, posso saltarci? Wow! Ah, aia! Mi sa di essermi fatto male. Fatemi andare a me. Fuh! Bene. Qui cosa? Dobbiamo andare, se non sbaglio, da quella parte. Ma come possiamo fare? Abbiamo bisogno di trovare un annaffiatoio. Provo a vedere da queste parti dell'auto. Non c'è nulla però sulla macchina. Chissà. C'è qualcosa che mi è stranissimo. Avete presente i cespugli? Di solito nei film li nascondono dietro i cespugli. Chissà se pure questo Mr. McRitch ci ha fatto. È vero. Beh, lui non sa che i ladri vedono anche film d'azione. Che stupido. Ora possiamo andare a rubare. Perfetto, allora dovremmo annaffiare la pianta, perché annaffiando la pianta diventa dura questa qua. Questa la conosco, si chiama la durella. Diventa dura e noi possiamo salire. Ma che carino. Chissà, Mister McRitch dirà: ah, il giardiniere ha fatto un buon lavoro. Ma non è vero, sono stato io. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ora cerca di trovare la cassaforte di Mr. McRitch. Questa è una bella casa. Guarda quei piatti. Questo piatto me lo potevi rubare. Oh, cavolo. Aspetta, mi ha dato una keycard. Una chiave. Però dove la potrei mettere? Guarda, qua c'è un computer. Possiamo metterla qua. E ora che succede? Oh, ce l'abbiamo fatta. Quindi così si doveva aprire quel passaggio. Anche se non sapevo che si doveva aprire. Yahoo! Ok, eccoci qua. Ok. Ai. Ok. Ai. Aspetta un attimo. Questa è lava? Da quando una persona ricca dentro la sua... sotto la sua mansione... come se non sbaglio un bel po' di là. Questo ponte. Lo sapevo, era davvero strano. Crollava, doveva per forza crollare. Però almeno ci sono queste pietre che fanno tipo da scale, no? Ecco. Ecco, dobbiamo andare più o meno da questa parte. Ok. Ora iniziamo questo. Andiamo. Bene, ok, ora dove mi trovo? Cos'è questo? Oh, sono degli ologrammi. Però non sono proprio degli ologrammi normali, cioè sono anche duri da quando ci vai sopra. Wow. Altri ologrammi, wow. Bene, ora dobbiamo fare questa leva. Mi sa di essermi fatto qualche osso, non lo so. Però mi sento come se ero un ragazzo. Per prendere soldi. È così che si ruba. Ora entriamo in questa brutta bocca. E ora dove siamo? Oh, cavolo. Ok, allora, se non sbaglio, quando ci vai su quelle cose cadono. E in più ci sono questi, i nostri cari amici. Dai, ce la devo
devo fare. Sì. Ok, ci andiamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh cavolo, ci sono questi spinozzi. Ok. Tiro la leva. Forse non c'è tempo, dobbiamo muoverci. Move. Bene, bene. E ora? Oh, un kart. Abbiamo sono, non è proprio un kart, è un aspetta. Oh. Bene. Che ci porta. Wow. Wow. Ci porta da qualche parte. Wow, Mr. McRitch, vive dentro una cosa, una miniera di oro, boh, non ho capito bene. C'è un po' schifo però. Comunque devo salire qua. Sono diventato oro. Sono tornato normale. Ok, ora non c'è tempo per le stupidaggini. Ora c'è tempo solo per rubare. Wow, come l'ho preso? Non lo so. Ok, eccoci qua. Bene, questo cosa dovrebbe essere? Una specie di cosa che prende l'oro? Ok. Davvero strano. Però non ci pensiamo. Aia, ok. Mi sono fatto male alla testina. No! Ah! Non è tanto bello trasformarsi in oro. Ah, sono tornato normale. Madonna, in questo modo che bello che non si muore. Aspetta un attimo. Ah, si muore solo quando si è vecchio in questo gioco. Beh, per me non è così perché io giocherò per l'eternità. Yeah! Ora questo cosa fa? Qui. Ai! Ah! L'osso! Non pensavo che questo oro era così duro! Ok, ora suppongo che dobbiamo andare in questo ascensore. Andiamo. Ciao. Eccoci qua. E ora dove ci ha portati? Wow, ma questa è la casa di Mr. Rick, di Mr. McRitch. Beh. Beh, allora, intanto vediamo un po'. Ehi, vedi, questo divano sembra così bello e gonfio. Lo so, ma non pensiamo sul divano. Non pensiamo sul divano. Piuttosto pensiamo qua. Piuttosto prendiamo i soldi. Aspetta. Ed è proprio una cesta. Credo di non aver fatto molto male. Una cesta. Un baule. Una chiave. Perfetto. Ora scendiamo giù. Ecco, dobbiamo aprire però questo condotto. C'è una strana puzza di qualcosa. Ecco, infatti. Dove sono? Ah, sono qua. No, bro, non ho bisogno della super velocità. Sto già a posto. Devo evitare questi blocchi di caccume. Sì, ok. Cavolo, ah, quello è un altro mio amico criminale. Ora dobbiamo girare anche qua la chiave. Sì, esatto. Guarda questa bella piscina. Ah, cos'è questo odore? Questa piscina mi sa un po' più di... Non lo so, però vediamo un po'. Questa door, questa cosa è la porta è chiusa, però guarda la forza, è così buona. Aspetta, ma cos'è questo? Lo sapevo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate e ci vediamo alla prossima. Ciao!